Ci troviamo nelle Lande, nella foresta di Guascogna. Essa copre 1 milione di ettari. Qui si pratica la silvicoltura, cioè qui si coltivano gli alberi. Li si pianta o li si semina e li si segue per tutta la durata della loro crescita. I pini che diventeranno adulti, verso l'età di 60 anni circa, serviranno in falegnameria per l'arredamento o la costruzione. Questi alberi sono dei pini marittimi, sono resinosi. La foresta è costantemente sorvegliata e conservata. All'inizio le piante sono molto vicine le une alle altre. Dopo 3 o 4 anni occorre tagliarne una parte per far diventare grandi solo quelle più belle. Dopo, questa operazione deve essere rinnovata ogni 15 anni circa per conservare tra gli alberi lo spazio necessario a una loro buona crescita. Si dice che si dirada. Si segnano gli alberi da abbattere. Da questi alberi e dagli scarti del diradamento si farà la carta. Si segnano contemporaneamente gli alberi malati o quelli che sono troppo curvi per ottenere delle belle tavole. Bisognerà abbatterli. Anche con quelli si farà della carta. Su 10.000 alberi piantati o seminati, da 160 a 200 soltanto rimarranno per il lavoro di falegnameria in capo a una 60ina d'anni. Una volta abbattuti, gli alberi sono tagliati a pezzi e trasportati in fabbrica, la cartiera. È lì che verrà effettuata la trasformazione da legno in carta. All'arrivo i tronchi sono scortecciati perché la corteccia non è utilizzabile per la cartiera. La si brucia. La sua combustione produrrà calore che, trasformato in elettricità, servirà al funzionamento della fabbrica. I tronchi scortecciati sono quindi ridotti in trucioli e insieme ad altri scarti alimenteranno la cartiera. Ci si ritrova una parte della cima di grandi alberi, ma soprattutto scarti di segheria, i bordi arrotondati dei tronchi, inutilizzabili per fare tavole, e anche questi diventeranno trucioli. L'abete d'Europa contiene soprattutto cellulosa e lignina. La cellulosa la si trova in tutti i vegetali, costituisce la fibra del legno. La lignina collega tra loro le fibre del legno, come farebbe un cemento. Contiene carbone ed è combustibile. Per fare la carta bisogna separare la lignina dalle fibre. La si dissolve con un prodotto chimico contenente essenzialmente soda. La carta sarà soffice e resistente se le fibre sono sufficientemente lunghe.
Occorrono dunque dei trucioli piuttosto grandi, ma non troppo, altrimenti i prodotti chimici che devono attaccare la lignina non arriveranno a penetrare l'interno del legno. Non troppo grandi né troppo piccoli, i trucioli di legno devono essere calibrati. Essi sono prodotti in quantità sufficiente per consentire alla fabbrica di funzionare 24 ore su 24. I trucioli saranno ora cotti in questi calderoni a 170 gradi sotto una forte pressione per molte ore in un bagno di prodotti chimici chiamati liquore bianco. I trucioli diventano pasta da carta. Quando esce dal pentolone, la pasta è impregnata di un succo che contiene la lignina che è uscita dai trucioli e anche una rimanenza di prodotti chimici. Questo succo si chiama liquore nero. La si fa bruciare. Questo fornirà una grande parte di calore necessario al funzionamento della fabbrica. La combustione si effettua in questa immensa caldaia. I prodotti chimici non bruciano, li si ritrova alla base della caldaia sotto forma di un magma fuso. Raffreddato, questo magma è disciolto nell'acqua e si chiama liquore verde. Il liquore verde è ritrattato e ricaricato con prodotti chimici che vengono aggiunti. Esso ridiventa allora liquore bianco. Con questo liquore bianco si potranno trattare nuovi trucioli. Dai trucioli una volta cotti si avrà di nuovo pasta da carta e liquore nero. La pasta da carta impregnata di liquore nero è lavata molte volte su successivi filtri che trattengono le fibre di cellulosa e le asciugano. Le fibre sono quindi triturate energicamente dentro questi apparecchi. Esse sono scompigliate, cosa che favorisce il loro intrecciarsi e renderà la carta più resistente. La pasta, distesa su di una tela fine, sgocciolerà progressivamente. Le fibre sono già infeltrite, ma il foglio è fragile perché contiene ancora l'80% di acqua. Essa è asciugata, poi seccata attraverso passaggi su dei cilindri caldi. Questo grosso cilindro, perfettamente liscio, completa l'asciugatura e dona alla carta il suo aspetto satinato. Il foglio di carta finito è fatto arrotolare in bobine di molte tonnellate. Tagliata in bobine più piccole su richiesta del cliente, la carta è pronta a lasciare la fabbrica. È carta craft, il suo colore è naturale, è biodegradabile e riciclabile.